Marotta 16 anni fa nasceva Animas ODD in occasione dei 16 anni di attività di questa associazione. Il 29 aprile scorso avete organizzato un webinar a cui hanno preso parte tanti medici, professionisti, ma anche politici per cercare in qualche modo di trovare una soluzione alla vostra problematica. La sindrome di Sjögren ancora non è stata riconosciuta come malattia. Allora, intanto vorrei dire che questa celebrazione per i 16 anni di volontariato e quindi di solidarietà è stato un grande successo. Per una partecipazione numerosa di politici e di istituzioni, oltre agli specialisti che ormai ci affiancano da 16 anni. Quello che è stato importante è aver visto per la prima volta molti politici insieme di partiti diversi aver aderito e aver voluto partecipare a questo importante traguardo. 16 anni sono molti per un'associazione di volontariato, un'associazione che ha sempre lavorato per la tutela delle persone malate dalla sindrome di Sjögren. E anche in questo periodo così difficile che stiamo attraversando con la pandemia, in realtà l'associazione ha cambiato, ha adottato appunto i sistemi così moderni, informatici, organizzando diversi webinar proprio per essere vicini alle persone malate, a dare comunque risposte e a continuare a dare informazione e formazione a tutto campo. Dottoressa Marotta, in occasione del 16° anniversario dell'Associazione di Volontariato è stato anche presentato e proiettato lo spot La Manzo Sjögren con la presenza della testimonial d'eccezione Daniela Poggi. Sì, abbiamo voluto appunto durante questa celebrazione, che ripeto, con numerosi politici che vorrei menzionarvi perché penso che sia stata importante la loro partecipazione, quindi dalla senatrice Maria Rizzotti che da anni ci sta seguendo facendo interrogazioni e mozioni, ne ha presentato una ultimamente in occasione del 8 marzo. E la mozione invece presentata dalla consigliera Anna Maria Bidon e firmata anche dal consigliere Stefano Valdegamberi, presentata alla Regione Veneto. Quindi sicuramente un trip di politici, ma si sono aggiunti, e quindi questo mi fa grande onore, piacere e anche mi fa ben sperare, l'onorevole Viola Bologna che si sta attivando per una proposta di legge sulle malattie rare che ci ha dimostrato vicinanza e speriamo che queste parole si concretizzino e la senatrice Paola Binetti, oltre alla rappresentanza generale del coordinamento dell'INPS. E tra le altre istituzioni anche l'AIFI, il SIMG, insomma, che ci hanno sempre sostenuto. Il lancio è stato voluto e desiderato, insomma, per non diciamo, spegnere i riflettori, se così vogliamo dire. Quindi con la testimonial Daniela Poggi, che è stata anche presente durante la celebrazione, che ha voluto dare il suo supporto, quindi la sua vicinanza all'associazione e soprattutto anche lei si è affiancata a questa voce corale, sperando che finalmente da questa celebrazione
si arrivi veramente a coronare la nostra missione, e cioè vedere finalmente inserita come rara nei LEA la sindrome di Sjögren primaria distanica. Lo ricordiamo ancora una volta, dottoressa Marotta, la vostra associazione è un punto di riferimento importante per i pazienti e i familiari. Certamente è l'unica associazione sul territorio nazionale che sta partendo per le persone affette da questa rara e subdola malattia. Non dimentichiamo che è una malattia complessa, una malattia sistemica in molte delle forme primarie e non tutelata nel proprio diritto alla salute, anzi direi negato con la pandemia. La malattia non si vede, ci accompagna con il suo dolore. La sindrome di Sjögren è una malattia rara, subdola, non ancora riconosciuta. È grave, invalidante e degenerativa. Le persone colpite dalla sindrome di Sjögren, profondamente segnate, si sentono sole ed abbandonate. L'associazione Animas, nata il 18 aprile del 2005, lotta per la ricerca, tutela dei malati e i loro familiari. Aiutaci a sconfiggere la sindrome di Sjögren con la ricerca. Sostieni con donazioni o devolvendo il 5 per 1000. Per maggiori informazioni, animas.org.